La nostra denuncia è che un governo fatto da ragionieri ha deciso, senza consultarci prima come invece aveva promesso di consultarci, ha deciso di fare un disegno legge e ha deciso che i poliziotti possono essere tali fino a oltre 63 anni, e comunque fino a 63 anni, e trascurando un fatto che si può essere poliziotti solo fino a 60 anni, quindi poi dovranno cambiare la legge che regola lo status dei poliziotti. Ma hanno trascurato pure un altro particolare, pensando di risolvere la crisi economica portando avanti di 3 anni la pensione per 100.000 poliziotti, non so fino a che punto potranno risolvere la crisi economica, ma hanno trascurato che una polizia fatta dai poliziotti anziani abbassa assolutamente il livello e lo standard di sicurezza nel paese. In quale paese? Il nostro. Vogliono portare i poliziotti e quelli del comparto sicurezza a un pensionamento di circa 63 anni di anzianità, di vecchiaia. Oltretutto c'è il blocco dei turnover, blocco di turnover che dal 2012 al 2014 è del 20% e dal 2015 sarà del 50%, quindi si prevede una diminuzione di 18.000 unità. Questo fa sì che la sicurezza verrà a mancare sicuramente, e forse il governo ancora non l'ha capito. Saranno 6.000 i poliziotti in meno e 6.000 i poliziotti della penitenziaria e degli altri corpi. Oltretutto c'è anche il blocco dei contratti, dal 2014 faranno il congelamento contrattuale, quindi emolumenti per la polizia ce li possiamo dimenticare. Io spero che il governo faccia qualcosa nei nostri confronti, nei confronti del comparto sicurezza, perché non si può andare avanti così. Significa che non gli interessa la sicurezza dei cittadini e l'incolumità dei poliziotti.